È tempo di voltare pagina. È tempo di dare un nuovo inizio alla storia. Proprio nel punto più difficile, tra guerre, violenze e mistificazioni inaudite, il movimento Darsi Pace si assume il compito di aggregare tutte quelle persone che avvertano questa esigenza e propone una carta della nuova umanità nella quale crediamo che milioni di italiani potranno riconoscersi. La Carta della Nuova Umanità verrà presentata e letta il 25 di marzo e da quel momento scatteranno una serie di iniziative per diffonderla e farla firmare da chi vorrà, da chi naturalmente si identificherà con queste nostre idee. Grazie a voi ragazzi, grazie a tutti noi. Io spero che veramente riusciremo a fare crescere dei germogli nuovi. Siccome, grazie a Dio, stiamo rinforzando il nostro corpo spirituale, fisico, la nostra presenza su tutti i territori italiani, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, ormai abbiamo gruppi territoriali organizzati in tutta Italia, e vedendo la desolazione crescente della cultura e della politica di questi nostri tempi, abbiamo deciso con le nostre umili forze di avviare una nuova età, e cioè di iniziare una serie di eventi che partiranno il 25 marzo qui a Roma, in questo luogo, alle 17:30, per verificare se, come pare, in Italia ci siano tante persone che non si riconoscono, non si sentono rappresentate né dalla classe culturale dominante, né tampoco, come si diceva in altre epoche, da quella politica, no? A Roma, come sapete, ha votato il 33% dei romani alle ultime elezioni, che vuol dire che il 67% dei romani, per dire, più o meno il 60% in Italia, non si sente rappresentata, e questa è ovviamente una cosa molto grave per la democrazia e per la civiltà, anche se i nostri governanti continuano a fare delle pantomime insignificanti in tutta Italia, continuando a far finta di esistere, no, dei cortei di zombie, di morti ambulanti, che si occupano di questioni di cui forse si dovevano occupare i nostri nonni, no? Ma proprio per nascondere i veri problemi, no? Le vere emergenze, che sono gravissime e sono, come noi sappiamo, spirituali, cioè toccano, diciamo, il nucleo ultimo della nostra natura umana e quindi tutte le dimensioni poi sociali, relazionali, economiche, politiche, che ne derivano. Allora, abbiamo detto con il nostro coordinamento nazionale, con tutti, diciamo, i responsabili del nostro movimento, buttiamoci, proponiamo qualcosa di nuovo, smettiamola di farci, come dire, incatenare da polemiche fittizie, costruite apposta per distrarre, no? Chomsky ce l'ha insegnato da 30 anni, sono sempre più evidenti, cioè allucinanti. Allora, siccome io mi sono stufato anche solo di contestarle, perché mi sembra inutile, cioè, chi può capisce, secondo me moltissimi di noi queste cose ormai le sanno, non c'è bisogno di ribadirle, perché sennò diventa un altro loop paranoico, no? Allora proviamo una cosa nuova, proviamo a offrire qualche germoglio di una nuova età. Noi già lo facciamo come laboratorio spirituale, però proviamo a farlo anche ad un livello pubblico, politico e culturale, culturale e politico. Per cui abbiamo organizzato, come vedete, una specie di primo grande tour che parte da Roma e continuerà il 13 di aprile a Torino, il 6 di maggio a Milano e il 3 di giugno a Napoli. Poi vedremo,
Questo è un esperimento, ragazzi, non è un fatto solo nostro. No? La nuova umanità che voi state studiando, sì, sottotitolo è un progetto politico e spirituale, quindi noi facciamo politica comunque. Non è che noi non facciamo politica anche quando ci sediamo in meditazione, per me è un atto rivoluzionario quello, è una contestazione radicale delle logiche di questo mondo. Già sedersi e concentrarsi sulla postura vuol dire contraddire tutto quello che questi pagliacci vorrebbero che noi fossimo e vorrebbero che noi facessimo e vorrebbero che noi pensassimo, no? È proprio è l'atto rivoluzionario più clamoroso, però da qui si può fare di più, si può tentare di fare di più. E io voglio vedere, noi vogliamo vedere, no? Tante volte, anche su Facebook, quante volte noi proponiamo contenuti, eccetera, c'è sempre quello che dice, e quindi, no, come a dire, vorrebbero che io facessi la riforma della Chiesa, cioè sempre proiezioni, no? E stavolta sono io che dico, e quindi, cioè, che volemo fa? Che volete fa? Fino a che punto siamo disposti, diciamo, a metterci in gioco? Fino a che punto siamo capaci di metterci in gioco? Così, io lo dico, voi lo sapete, senza nessuna pressione, perché a me non mi interessa, però voglio verificarlo. Lo vogliamo verificare e quindi lo verificheremo. E io invito tutti, quindi, anche i nostri amici telematici, da oggi partirà l'informazione, anche telematica, molto serrata, a cercare di, come dire, diffondere, se lo ritenete opportuno. Voi sapete che noi qui non pretendiamo nulla, niente, mai, dalle persone. Noi offriamo delle cose, dei metodi, delle opportunità e le lasciamo completamente alla libera scelta delle persone che possono utilizzare o meno a loro piacimento. Nessuno mai recriminerà, nessuno mai mi farà l'esamino, devo fare il mio esame quotidiano, che è sempre molto severo, quello sì, molto, molto severo, perché per fare quello che facciamo qui bisogna avere, come dire, veramente la mente lucida e i nervi saldi, ragazzi, credetemi, contro tutto e contro tutti, nel silenzio della congiura, del silenzio dei poteri dominanti, di quasi tutti i poteri dominanti, capite che vuol dire? Non solo stare in piedi, ma crescere e lanciare la nuova età. La nuova età sta arrivando in Italia. Abbiamo immaginato uno strumento molto concreto per, come dire, verificare questa risposta, a parte gli eventi. Il 25 marzo noi presenteremo una carta della nuova umanità, un documento molto semplice. Come vedrete, speriamo che ci siate tutti, venite tutti, fate venire, vorrei vedere una massa. Vorrei già vedere una prima risposta, almeno tra noi, no? E tra i nostri amici, di comprensione anche del rischio personale che noi corriamo facendo questo. Perché credetemi, non è una cosa, come dire, tranquilla, no? In questo momento. E per noi che siamo già esposti in tutti i modi e da sempre, questo è, come dire, rilanciare ancora di più un'esposizione pericolosa e quindi divertente. Quindi presenteremo una carta della nuova umanità, cioè un documento semplice, inclusivo, nel senso che si rivolge a tutti, a tutte le persone credenti, non credenti, che vengano da culture di sinistra, di destra, che siano solo persone in ricerca, che siano buddisti, cristiani, ebrei, indù. A me non interessa, perché io sono convinto che questa soglia è antropologica, è veramente una nuova umanità e quindi ci coinvolge tutti. E tutti possiamo, a mio parere, condividere almeno alcuni punti fondamentali per aggregare un popolo che voglia, come dire, uscire da questa peste essenzialmente linguistica nella quale ci fanno vivere. Un appestamento. Non è che tu risolvi il problema chiudendoti in camera. Cioè, io sono una persona storica, politica, sono cristiano, quindi per me non esiste la salvezza individuale, non è che mi posso salvare io qua dietro, mi metto qua, mi salvo, ciao! No, io devo stare in piazza, io devo stare in piazza, io devo sapere che cosa dice il popolo, che cosa subisce il popolo, perché siamo noi.
Io mi sento responsabile del fatto che la RAI diffonda melma col canone pubblico che pagate voi. Non è una cosa di cui mi posso disinteressare. Dico, vabbè, io me ne vado lì, me ne vado là, me ne vado lì, faccio un po' di meditazione. No, belli miei, om, sì, meditazione, sì, per poi essere ancora più fuoco sulla terra, fuoco. Concentrare la mente, meditazione, contemplazione, ma per essere fuoco, dinamite, no per essere, capito, il merluzzo lesso che fa comodo proprio a questi signori, che noi diventiamo proprio inermi, ok? Quindi presenteremo una carta della nuova umanità. Questa carta potrà essere firmata online, quindi daremo una piattaforma dove facilmente chiunque potrà aderire. Sarà possibile firmare anche fisicamente negli eventi fisici, intanto in questi, a partire dal 25 marzo, e vedremo. Sarà una grande avventura. Il testo che abbiamo messo dietro, adesso vi verranno distribuiti questi per la prima volta, quindi voi avete il privilegio di un'anteprima assoluta, perché tutto questo l'abbiamo tenuto riservato fino ad oggi, anche se ci abbiamo già lavorato da mesi, ovviamente, perché voi possiate, se volete sempre, non solo prenderne nozione, ma anche diffondere. Poi riceverete una lettera come praticanti, con allegato chiaramente l'immagine della locandina e dell'evento Facebook al quale potrete aderire, partecipare e diffondere. Cioè, se noi vorremo e sapremo dinamizzare con calma, allegramente, umilmente, realisticamente, capite? Perché di fuochi fatui ne abbiamo visti fin troppi. Noi non facciamo fuochi fatui, noi procediamo organicamente, lentamente, gentilmente, e cioè realisticamente nella storia. Io l'ho detto fin da quando è nato Darsi Pace. Io ho detto, questo movimento si deve dare 300 anni di tempo per farsi capire. Non abbiamo fretta. Non c'è fretta. Se la svolta, come noi crediamo, è antropologica, una svolta antropologica richiede secoli, forse millenni. Quindi che fretta c'è? E noi siamo nella terza fase del movimento Darsi Pace. Nella nostra piccola storia, la prima fase è durata 12 anni, la seconda fase è durata 8 anni e abbiamo festeggiato i 20 anni qui, nell'ottobre del 19, siamo entrati nella terza fase che durerà 10 anni e finirà nell'ottobre del 29, allorché tireremo le somme, perché non c'è fretta. Quindi, qua dietro abbiamo scritto davanti gli appuntamenti e dietro abbiamo detto è tempo di voltare pagina. È tempo di dare un nuovo inizio alla storia. Proprio nel punto più difficile, tra guerre, violenze e mistificazioni inaudite, il movimento Darsi Pace si assume il compito di aggregare tutte quelle persone che avvertano questa esigenza e propone una carta della nuova umanità, nella quale crediamo che milioni di italiani potranno riconoscersi. La Carta della Nuova Umanità verrà presentata e letta il 25 di marzo, fino a quel punto chiaramente è riservata, e da quel momento scatteranno una serie di iniziative per diffonderla e farla firmare da chi vorrà, da chi naturalmente si identificherà con queste nostre idee. Grazie a voi ragazzi, grazie a tutti noi. Io spero che veramente riusciremo a fare crescere dei germogli nuovi. Io sento questo come un bisogno straziante, l'ho sempre sentito nella mia vita, perché sennò non ci sarebbe nemmeno questa cosa strana che siamo noi. Ma oggi lo sento di nuovo in una modalità più urgente. Cioè sento veramente il bisogno di non rapportarmi più alle false questioni che questi fantocci si inventano, anche inconsciamente io credo molti.
Non lo sanno nemmeno, sono completamente giocati, sono completamente alienati da se stessi. Dovrebbero fare seriamente un lavoro come quello che facciamo noi, prima di tutto per se stessi e poi per il ruolo politico e culturale che svolgono, per poter dare e dire al popolo qualche cosa che realmente serva al popolo e non distrazioni, deviazioni, distorsioni e menzogne in cui fingono di litigare. Questa è la cosa più sconcertante, quasi comica, no? Vederli battibeccare in questi talk show su cose inesistenti o irrilevanti, mentre abbiamo uno scenario apocalittico evidente, tipo una guerra mondiale, no? Tipo una devastazione antropologica, culturale che tocca tutti, no? I temi che noi trattiamo e che viviamo, no? Quello che vivono le persone, disastro lavorativo, disastro sociale, disastro culturale. No, no, questi litigano, fanno finta di litigare, o litigano, perché poi noi piccoli ego possiamo litigare su qualunque cosa, basta vedere una riunione di condominio, quindi, cioè, no, se può litigare per qualunque cosa, no? Te sei messa la tua macchina, tocca la striscia della mia di 10 centimetri, ma no, quando no, allora ti faccio le foto, la foto la manda l'amministratore, e se fa la guerra? Si fa la guerra per 5 centimetri del parcheggio nel garage o per cose ancora più stolte. Quindi è facile fare la guerra e questi si fanno la guerra inventandosi le più assurde problematiche dal punto di vista razionale, no? Eccetera, per nascondere il gioco. Allora, cari ragazzi, detto questo, abbiamo fatto il nostro esordio, ci tenevo molto di farlo oggi e di farlo con voi in anteprima. Quindi mi raccomando, ragazzi, anche voi che siete la maggioranza, perché qui saremo un centinaio, quindi voi siete 600, mi raccomando, diffondiamo e veniamo. Se venite a tutti mi fate un piacere, perché io ci starò probabilmente, sempre se Dio vuole, ci starò a tutti. Quindi mi raccomando, da oggi partirà questa mobilitazione, dovrebbe anche oggi essere lanciato l'evento su Facebook e inizierà la campagna anche stampa che noi intendiamo promuovere. Romano Guardini è stato uno dei maggiori teologi cattolici del XX secolo. Spiritualmente è stato il maestro sia di Benedetto che di Papa Francesco, quindi ha animato, diciamo, il pensiero cattolico più avanzato. Negli anni 30, anzi agli inizi degli anni 30, Guardini tenne dei famosi esercizi spirituali nel castello di Rothenfels, in Germania, nel 1930 e poi nel 31 e 32, in cui, sorprendentemente, tra le varie cose che propose ad un'ampia platea di cattolici tedeschi, insomma, che io non credo che nel 30 fossero particolarmente, diciamo, avanzati, no? Erano cattolici tedeschi del 1930, lui propose pratiche di meditazione sul respiro, esattamente quello che facciamo anche noi, il che è di grande conforto per me. E in quell'occasione disse queste parole: le forze del silenzio e della interiorità del nucleo dell'uomo minacciano di abbandonare l'Europa. E se se ne andranno davvero, allora l'Occidente dovrà inaridire, poiché la sua grandezza era alimentata nel più profondo da quelle forze. Questo lo diceva nel 1930 Rothenfels, nel 1933 Hitler prendeva il potere in Germania e l'Europa precipitava nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi non è che ci avesse visto male, purtroppo. Ma quello che diceva circa 90 anni fa, 93 anni fa, è oggi ancora più grave, a mio parere. Cioè, questa desertificazione o inaridimento del terreno spirituale dell'Occidente, dell'Italia e dell'Europa è molto avanzato, è ulteriormente avanzato attraverso le catastrofi del XX secolo, da una parte. Dall'altra, voi sapete che io ho sempre una lettura ambigua della storia, perché la storia è ambigua. Quindi noi abbiamo avuto anche grandi acquisizioni.
lungo questi decenni. Non c'è stato soltanto, come dire, un oscuramento. Sarebbe ingiusto e inutile vedere le cose da un punto di vista così unilaterale. Facile, ma falso. Nel Novecento non ci sono stati solo le guerre mondiali e i totalitarismi. C'è stato anche uno sviluppo della coscienza che, per esempio, porta ad un evento come questo che anche 30-40 anni fa sarebbe stato impossibile, assolutamente impensabile. Quindi c'è stata e come una crescita della consapevolezza, una crescita delle frequenze del pensiero umano, di parti dell'umanità naturalmente, parlando sempre per ora di questa area geografica, chiamiamola euroatlantica, quella nostra. Ok? Però non c'è dubbio, e lo abbiamo, come dire, spiegato, commentato e continueremo a farlo infinite volte, che siamo arrivati ad un punto di rottura. Ad un punto di rottura. Cioè, in cui veramente questa aridità, questa desertificazione dei cuori, delle menti, delle speranze, sembra arrivata ad un punto in cui o cambiamo pagina e iniziamo umilmente quella che io vedo come una lunga marcia di liberazione, lunga, paziente, divertente, faticosa ma divertente, in cui noi umani ci prendiamo la responsabilità in prima persona di costruire un mondo più decente, di costruire una situazione culturale e poi politica, ma anche spirituale, nella quale i nostri figli, i nostri nipoti possano vivere in un cosmo meno infestato di menzogna e di violenza, come stiamo vedendo. Perché il piccolo ego, che come noi sappiamo è in crisi terminale e da tempo, prima di crollare del tutto, farà di tutto per non crollare. E lo stiamo vedendo, ecco perché questi anni io li leggo in una chiave ulteriormente apocalittica, questi ultimi 3 anni, ma lasciamo perdere, l'abbiamo detto e ridetto. Allora, cari ragazzi, è in questo quadro che noi operiamo le nostre pratiche, mi capite? Noi non siamo un gruppo esoterista, intimista, spiritualista, psicologista. No! Cosa siamo? Boh! Siamo la nuova età, siamo la ricerca di una nuova umanità, siamo un laboratorio antropologico. Questo siamo. Quindi non sappiamo cosa siamo, perché sennò saremmo in contraddizione. Diciamo che noi vogliamo favorire questa dinamica che sentiamo urgente, perché la sentiamo, no? Tutti noi sentiamo un'insufficienza, sentiamo una carenza, sentiamo una sofferenza. Allora noi abbiamo creato e vogliamo ampliare degli spazi nei quali le persone sempre più numerose che avvertano questa sofferenza possano condividere una via di ricerca, possano condividere una ricerca seria, nuovamente seria. Che vuol dire seria? Vuol dire che noi non accettiamo troppi presupposti. Poi qualche presupposto, come ci ha insegnato l'ermeneutica, c'è sempre. Una precomprensione c'è sempre. Però diciamo che noi la problematizziamo, la interroghiamo, non diamo niente per scontato, ogni volta ricominciamo da capo, perché secondo me questa nuova umanità che siamo noi nascenti è nascente. Che vuol dire? Non solo che sta nascendo, ma che resta nascente. Cioè la nuova umanità, secondo me, sarà un'esperienza dell'io che l'uomo fa di sé come dinamica continua. Quindi l'io nascente resta nascente, resta continuamente nascente. Ecco perché sarà, come dire, indisponibile al controllo. Ed ecco perché fa tanto paura questo sistema.
Perché l'io nascente è un io libero, libero perché non è determinato, cioè non si dà presupposti determinanti troppo forti, capite? È imprevedibile, è nascente. Non c'è niente di retorico nel nostro parlare, niente, mai. Noi non nascondiamo niente delle difficoltà estreme che stiamo vivendo, anzi, le mettiamo in luce. Ma nonostante tutto, nasciamo, cresciamo e fioriamo. Questa è la fede, fede antropologica, fede nella vita, fede che comunque noi vinciamo. Possono fare di tutto, possono anche ammazzarci, ma abbiamo già vinto. E loro sono degli zombie morti di sonno. Che venissero qua, pentitevi. No, veramente, io voi lo sapete, darsi pace. Cioè, io sono allievo di uno che dice che bisogna amare i propri nemici. Io ci credo e ci provo. Attenzione, non dice che non ci sono nemici. Chiaro? Dice che bisogna amare i nemici. Non che non ci sono i nemici, come vogliono farci credere questi, no? A chiacchiere, e poi sono i più bellici del mondo. Te fanno la retorica, l'altro, l'altro, bisogna abbracciare le diversità e poi tutti con l'elmette a bomba atomica tra le gambe. Ammazza, oh! Ci avete rotto le balle per decenni che bisogna amare il nemico, l'altro, specialmente il diverso. E poi poco a poco te trovi uno che è un po' diverso, però non come vuoi tu. Bomba atomica? Ammazza, oh! Che coerenza, eh? Che coerenza! Basta! Facciamo altro, facciamo altro, proviamoci, facciamo altro. Quindi noi non siamo un movimento intimista, spiritualista, noi siamo un movimento antropologico. Noi siamo un evento, vogliamo essere un evento, perché l'uomo è un evento, l'essere umano è un evento. Noi siamo eventi, capite? Siete eventi. Noi ci dovremmo svegliare, io mi sveglio la mattina e dico, boh, che succede? Che farà questo qua? Che succede dentro di me? Che succede dentro il mio corpo? Che farà sto corpo? Ecco qua, che sta a fare? Un pazzo! State calmo! siamo eventi, imprevedibili, e perciò liberi, e perciò pericolosi. Alleluia! 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 Bene, allora cari ragazzi, ora entriamo, diciamo, di più, già attraverso Guardini abbiamo cominciato, nel nostro laboratorio, perché noi facciamo quello che diciamo, cosa rarissima, e diciamo quello che facciamo, cosa rarissima, perché fin dal terzo incontro del primo anno stiamo molto attenti a capire che spesso invece noi diciamo quello che non sentiamo, facciamo quello che non pensiamo e che non sentiamo. E non è carino. Quindi noi questo cerchiamo, come dire, di correggerlo nel nostro laboratorio. Allora, cari ragazzi, vedete l'immagine di oggi è molto semplice. Da una parte c'è una dimensione che lì è chiamata contrazione. Contrazione. La contrazione, potremmo dire, è in parte, grande parte, lo stato abituale in cui viviamo. Se voi immaginate l'anima, questa cosa che non sappiamo che cos'è, ok? Potete chiamarla anche la coscienza, sta cosa qua, ok? Se voi la sentite come una sostanza, capite? Una sostanza come gelatinosa, ecco, in gran parte, purtroppo, questa sostanza nella vita ordinaria è molto contratta. È come se fosse una sostanza contratta. È fluida potenzialmente, però è come contratta. È come se ci fossero tante calcificazioni, mi capite? Le sentite? Io le sento proprio. È una sostanza bloccata, in parte bloccata, contratta, contrazione. Questa contrazione poi si manifesta a tutti i livelli. Da quello immediatamente fisico, con contrazioni fisiche, spesso dolorose o meno, anche inconsce,
fino alla contrazione emotiva, no? La paura, la paura contrae. Appena noi abbiamo paura, no? Il cervello animale, il cervello rettile, il più antico, produce questo, o il blocco o la fuga. Ci si irrigidisce. Questa area, chiamiamola della contrazione, la potremmo anche chiamare l'area della guerra. Cioè, quando siamo lì, siamo in guerra. Siamo sempre in guerra. Siamo in guerra con noi stessi, stiamo male, stiamo a disagio, non sappiamo perché, non sappiamo cosa fare, perché siamo contratti e scissi, e quindi, non avendo niente di meglio da fare, facciamo la guerra. Cioè, scateniamo la nostra rabbia, la nostra sofferenza sugli altri nell'illusione che questo la attenui. Questa è la dinamica della guerra. Perché si fa la guerra? Cioè, se uno ci pensa un momento, no? Cioè, ma veramente non avrei creduto di vivere nel 2023 questa paranoia bellica con così poca coscienza critica, seria, no? Non avrei creduto. Cioè, io in realtà un pochino temevo, lo dicevo, no? Una bella guerra, no? Questi stanno a preparare una bella guerra, no? Vabbè. Allora, noi questo lo sappiamo. Cioè, il praticante si differenzia da un non praticante non perché non si contragga, magari, ma diventa sempre più rapidamente consapevole dello stato di contrazione, quindi noi sviluppiamo una consapevolezza crescente e sempre più rapida dei nostri stati, anche inconsci di contrazione. E noi ci contraiamo per codici automatici, che sono quelle che noi chiamiamo le strategie difensive. Ci contraiamo subito, in difesa. Alla minima percezione anche inconscia di stress. Non è che ci pensiamo. Ci sentiamo in pericolo, secondo i nostri codici, e ci contraiamo in difesa. Subito. Allora, il praticante impara a diventare sempre più rapidamente consapevole di questo e a decontrarsi un po'. Tutto qui. Cosa succede se ci impariamo a decontrarre? Cioè, come reagisce questa sostanza, no? Se noi la aiutiamo con la nostra libera volontà a rilassarsi, a sciogliersi e a decontrarsi? Beh, forse qualcosa lo sapete, no? La prima cosa è che la decontrazione, anche minima, ti dà benessere. Stai meglio. Se non fosse così, non avrebbe, come dire, motivazione seria la pratica. Sarebbe una petizione di principio. Voi sapete che io alle petizioni di principio non ci riesco a credere, fin da piccolo. Cioè, la morale non mi ha mai convinto. La morale è importante, ma non è un movente per me. Non è un movente. Il movente deve essere vitale. No? Nel comandamento di onora il padre e la madre, Dio dice così vivrai a lungo. Cioè, non è che così prenderai la medaglietta. Cioè, vuoi star bene? Vuoi star bene? Vuoi star meglio? Vuoi vivere una vita meno inutilmente sofferente? Poi magari la sofferenza c'è, però la vuoi imparare a vivere anche in un modo meno amaro? Fai queste cose, provaci, provaci. Allora, la decontrazione, di cui la pratica meditativa è uno strumento, ci dà subito uno stato di maggiore agio, minore disagio. E non solo. La decontrazione è come se illimpidisse questa sostanza.
Cioè questa sostanza che contraendosi è come se si appannasse, cioè dentro siamo anche confusi, amareggiati e confusi. La decontrazione, la fluidificazione non solo mi dà un certo benessere, ma mi dà anche molta chiarezza, maggiore chiarezza, lucidità, mi limpidisce lo sguardo. Incomincio a guardare le cose con uno sguardo meno distorto, uno sguardo meno cattivo, cattivo prigioniero, no? Malocchio. Quando noi siamo contratti, noi abbiamo un malocchio, capite? Malocchio, la cui traduzione può essere anche invidia, che non è l'invidia, capito? Banale, è proprio un'invidia, un vedere male, vedere male, vedere storto, ti guardo, mi guardi storto? Si dice, no, ma che mi guardi storto? Sì, noi ci guardiamo storti e guardiamo tutto storto e allora va tutto storto. Ci sono delle persone che tu incontri e ti incominciano a fare un elenco infinito di tutto che va storto. E la mamma va a rompi balle, la sorella non mi capisce, il marito non rompi balle, che se appena arriva si mette là a guardare la televisione, al lavoro non ne parliamo, quello è di qua e quello è di là. Ok, il mondo è complicato, ma non è che c'hai un problema di vista? Tu, insieme, non è, voi sapete, non è colpevolizzare, ma incomincia fate curare un po' la vista. E forse le cose le puoi vedere in modo un po' diverso. E così rompere di meno le balle al mondo. Perché il mondo non ha bisogno che tu continui a lamentarti del mondo. Lo sappiamo tutti che è pesante, difficile, penoso, faticoso. Lo sappiamo da sempre. Sono riempite le sacre scritture di tutto il mondo, ce lo dicono. Non c'è bisogno che ce lo ripeti pure tu. Lo sappiamo. Se nella casa c'è un figlio della pace, dice il Cristo, la pace che voi date arriverà a quella persona. Se in quella casa non c'è un figlio della pace, la pace tornerà su di voi. E quando ve ne andate, pulitevi pure le scarpe. Cioè, se qualcuno ti chiede un aiuto, ti chiede un consiglio, porte aperte. Ovviamente, ma non è che inseguiamo, capito, i rinoceronti, no? I rinoceronti lasciamo tranquilli nella brughiera, a bruciare e a scornarsi tra di loro fino al punto in cui capiranno che è inutile, cioè, no? Basta, ok. Quindi, vediamo cosa dice il Dalai Lama, perché come voi sapete a me piace portare testimoni di tradizioni diverse e varie, perché ci aiutano a capire l'universalità del nostro ragionamento. Dice il Dalai Lama in questo interessante libretto a commento di un testo tibetano fondamentale del XIX secolo, di Patru Rinpoche, Le parole del perfetto maestro, lui lo commenta e scrive: al momento, cioè ora, la nostra mente è in uno stato di eccessiva dispersione e dunque la sua forza è limitata. Quindi lo stato di contrazione è uno stato di distrazione e di dissipazione della forza mentale. Ma se la incanaliamo, questa forza, come si fa con l'acqua, convogliandola in un unico flusso, essa diviene potente. Perciò un tipo di meditazione è finalizzata a sviluppare una mente capace di dimorare nella calma. Queste sono le due grandi modalità meditative della tradizione buddista e buddista tibetana, cioè una pratica serve a concentrare la mente
e a calmarla, samatha nella tradizione buddista. L'altra forma serve a sviluppare uno sguardo che sia in grado di studiare i moti interiori. Quindi prima devi conquistare una concentrazione, uno sguardo concentrato, che sia in grado di ascoltare in modo distaccato, studiare i moti interiori momento per momento. Vipassana. Quindi samatha, la concentrazione di quiete, la meditazione di quiete, vipassana, la consapevolezza dei moti interiori. Noi, come sapete, queste due modalità fondamentali le uniamo nella medesima pratica preliminare che ora, se volete, faremo. Bene, cari ragazzi, la pratica è un bel regalo che ognuno si fa. Bellissimo. Ed è un evento. Siamo eventi. La pratica è un ascoltare l'evento, direi, un metterti in sintonia con ciò che accade, senza pregiudizi, senza credere di sapere quello che accade, e quindi con un'attitudine molto aperta, che poi impariamo a portarci nella vita, si spera almeno un po', e quindi a vivere in modo meno contratto, perché la contrazione è chiusura, evidentemente. Oggi studieremo in particolare un aspetto della pratica, e cioè il rapporto tra verticalità, fondamento e centratura. Ma adesso, come sempre, entriamo nell'esperienza. Iniziamo sempre spostando la nostra attenzione sull'esperienza del corpo, del nostro corpo, fatta da dentro. E in particolare iniziamo a verticalizzare la colonna vertebrale dal basso verso l'alto con calma, con gentilezza. Ripetendo il gesto dal basso verso l'alto, inclinando, se serve, la colonna un po' in avanti per favorire questo stiramento allungamento allineamento della colonna.
L'espiro ci aiuta a rilassarci. Rilassarci in questo espiro. Rilasso in questo espiro, giù, giù, giù. Lascio che il peso del tronco scenda sul sedile, giù, giù, giù. Dobbiamo ripetere il gesto con determinazione crescente e al contempo morbida per realizzarlo. Mi rilasso in questo espiro e lascio che il peso scenda, scenda. Non sono io a reggere il mondo. Posso abbandonarmi al sostegno del sedile. Mi abbandono con tutto il corpo al sostegno del sedile. Grande sollievo. Ad ogni inspiro che viene, attenzione, che viene e che cioè aspetto, rilanciamo la verticalità della colonna. E ad ogni espiro l'abbandono al sostegno. Nell'inspiro verticalità, nell'espiro abbandono al sostegno che mi regge. Vi prego di realizzare questa grande forza mite. Siamo saldi su una roccia eterna. Che ci sostiene
e ci accoglie. E al contempo ci slanciamo verticalmente verso il cielo. Siamo saldi e slanciati. Dal centro della Terra al più alto dei cieli. Questo è l'umano. In questa posizione dello spirito sperimentiamo una perfetta centratura. In questa centratura profondamente fluida, vi prego di realizzare questa fluidità liberante. La nostra parola è la retta parola. E la nostra azione opera ciò che è bene. Ricevendolo. Grande. Grande pace. La nostra pratica meditativa è sempre la stessa. Sono 5 stadi. Consapevolezza corporea o postura, consapevolezza del respiro, qualificazione del respiro
nel sorrido e mi abbandono, prima esperienza di una coscienza quindi non condizionata che accoglie e non trattiene, lavoro quando abbiamo acquisito un po' di questa centratura sui contenuti che incominciano ad emergere, che io incomincio a osservare di momento in momento, come ho imparato ad aspettare l'inspiro, aspetto che sorgano i pensieri, perché sorgono. E ci lavoro come sempre, quindi ne prendo nota, accolgo, ma rinuncio al mio attaccamento. Momento meraviglioso. Quindi oscilliamo in questa fase fra il rafforzamento della coscienza osservante, samatha, l'osservazione dei contenuti, vipassana, no? E lo stato di presenza che va intensificandosi, cioè tu più ti stacchi, più fai l'esperienza che sei tu che decidi di impossessarti di quel contenuto. Nella coscienza ordinaria è un'identificazione automatica ed inconscia. Nella pratica meditativa invece noi ce ne cominciamo a rendere conto e decidiamo noi cosa pensare. E in quel momento decidiamo di non pensare quel pensiero, ma di abbandonarmi con tutto il mio essere un po' di più e farlo di più e farlo di nuovo fino al momento in cui quel cordone ombelicale che lega quel contenuto al tuo io viene tagliato. È un lavoro certosino, è una ricerca seria. Vuol dire che non è diversa da altre forme di studio, di pratica. Vuoi imparare a sciare? Deve andare sulla neve. Dice, no, io voglio sciare stando a casa. E vabbè. No, ci sono quelli, no? Quelli che dicono, no, a me la meditazione piace, no, è una cosa bella, sì, ma mediti, no. Mai, non ho tempo. No, è molto interessante, no? Poi Guzzi, come dire, motiva, no? Dice, ma quante volte hai meditato? Ma una. E per quanto tempo? 5 minuti. Mi sa che non funziona. Mi sono messo là, no? E mi distraevo. Dice, è finito là? Eh sì. No, ragazzi, questa è una ricerca seria. Seria. Vuoi imparare a suonare il violino? Che devi fare? Studiare il violino. Te compri un violino? Comprati un violino. Poi te devi mettere a studiare il violino. C'è qualcuno che ti insegna? Sai suonare il violino da solo? No. C'è uno che ti insegna. Ma poi non basta. Lui ti insegna e tu devi studiare. Io ho studiato 10 anni il pianoforte. Sto cavoli. Vuoi suonare il pianoforte? Quanto è bello suonare il pianoforte. Sti cavoli. Il primo anno puoi pure studiare mezz'ora al giorno, ma già il secondo al terzo anno non basta, un'ora minimo. Poi se vuoi crescere, non lo so, arrivi al quinto anno, vuoi incominciare a suonare le suite di Bach, no? Perché uno dice, suona il pianoforte, voglio suonare le cose belle. Se un'ora non basta, ne fa due. Poi vuoi andare oltre? Vuoi arrivare all'ottavo anno? Vuoi fare l'ottavo anno? L'esame di ottavo anno? Vuoi suonare le polacche di Chopin? Le ballate di Chopin, te ce ne vogliono 4 di ore al giorno. Ma anche il cucinare, vuoi imparare a cucinare? O c'hai un talento naturale che te l'ha insegnato tua nonna, no? Le nonne quelle che ancora cucinavano bene, no? Hai imparato, hai visto cucinare, come si fa questo e poi, o in ogni caso dovrai cucinare. Se vuoi imparare a cucinare, se vuoi cucinare bene, più cucini e meglio è. Sperimenti. Ci hai messo troppo sale, nella salamoia, è amaro di sale, no? La prossima volta ce ne metti di meno. Ecco, la spiritualità è uguale, è inaudito, perché da secoli ci raccontano una serie di balle, no? Cioè ci dicono che in pratica per diventare Dio, perché questa sarebbe la meta del cristiano, qui stiamo nell'Occidente, ma vogliamo parlare del buddismo, è uguale.
identico, cioè tu vuoi la liberazione nirvanica, cioè vuoi liberarti totalmente da ogni attaccamento a questo mondo penoso di sofferenza, come dice il Buddha, inutile, direbbe il Buddha oltretutto, devi praticare dalla mattina alla sera per 100 vite. E tu dici chiaro e tondo, Buddha, non è che sta a ride, no? A noi invece ci dicono che noi ci inviamo dantescamente, cioè ci cristifichiamo andando magari a messa una volta a settimana e dicendo un Padre nostro quando esci, non lo so, te sbaglio, fate il segno della croce, si sentono delle cose veramente raccapriccianti. Poi i risultati li vediamo, infatti, no? Dopo 2000 anni siamo proprio un mondo che trabocca di pace, di amore per il nemico, vero? Di giustizia, è vero? Di anegoicità, proprio ovunque tu vada trovi Cristi. Ecco, questa è la crisi di un'epoca del cristianesimo, anche. Cioè, siamo diventati, come dire, un po' più adulti, abbiamo capito che così non funziona. No, non funziona, semplice, non funziona. Non funziona. E quindi stiamo anche nel cristianesimo, e secondo me anche grazie all'apporto dell'Oriente asiatico, che ci ha un po' ricordato la serietà della via, che noi avevamo un pochino, come dire, no? Buttata in caciara, no? No? Vi ricordate Bernanò, che io amo citare, grande scrittore cattolico del XX secolo, che in uno dei suoi libri fa dialogare un cristiano con un ateo, e quest'ateo gli dice: ma voi siete importanti per noi, perché dite cose enormi, dite cose bellissime, la vita eterna, la grazia, però poi vi vediamo e tutta questa differenza non la riscontriamo. Che ce fate con sta grazia? Che ce fate, cioè, con la vita divina? A me purtroppo mi è capitato in tante situazioni della mia vita, io essendo un convertito adulto, quindi io sono rientrato dopo, diciamo, 15 anni, ma sono rientrato così com'ero, non è che sono rientrato per ritrovarmi nel Medioevo, No, questo mi sembra chiaro, spero che abbiamo capito. Cioè, io sto dentro, ma nella libertà profetica che il Cristo medesimo ci insegna, quindi poi... Però a me è capitato tante volte di stupirmi che in ambienti, diciamo, canonici c'era un'ipocrisia, una falsità che mi faceva rimpiangere i miei ambienti di lavoro. E io lavoravo alla RAI, cioè ambientini non facili. Ma vi dico che nelle redazioni RAI, mediamente, che io ho frequentato per tanti anni, c'era, come dire, un'immediatezza più sincera. Spesso gli altri ambienti, grandi eccezioni, per carità, con eccezioni, però, no? Quindi c'è qualcosa che non funziona, sì, o perlomeno non funziona più. Noi non abbiamo mai una visione, come dire, giudiziaria sul passato, né su quello familiare, né su quello storico. Noi vogliamo curarci, ok? Vogliamo, come dire, riconoscere ciò che non funziona in me e nella storia per correggerlo. Noi siamo in un momento in cui gli umani hanno bisogno di itinerari spirituali seri per fare un'esperienza concreta di liberazione. Non è che basta che tu mi dici che no, siamo una famiglia, siamo gioiosi, amiamo i nemici, tutte chiacchiere, che non c'è nessun riscontro oggettivo, nemmeno nella vita di chi lo dice. Cioè, non è possibile, non è più accettabile. Perciò la Chiesa sta vivendo una grandissima crisi positiva. 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 Perché ci stiamo depurando come civiltà di una marea di menzogne, di una marea di cose irreali, contraddette dalla storia, contraddette dall'esperienza, che non ci servono più a niente. Quindi, però, cari ragazzi, questo è vero, ormai è chiaro, no? Però questo vuol dire anche responsabilità personale. Cioè, vuoi imparare a suonare il violino? Brava! Sono molto contento. Ma renditi conto che non è che potrai guardare il violino una volta a settimana.
Cioè, o sul serio, ecco, sul serio, capiamo di che stiamo a parlare, capiamo che quando diciamo nuova umanità intendiamo null'altro che una riformulazione della mia identità. Chiaro? Che non è facile. Oggi festeggiamo la trasfigurazione, giusto? Nella liturgia cattolica, bellissima. Ah. Ebbene, la trasfigurazione è il destino umano, comunque poi uno la intenda. Cioè, l'uomo, l'essere umano, è un essere che non ha una figura definita. Noi non siamo una figurazione definita. Siamo una figurazione in corso di configurazione, in trasfigurazione continua. Stiamo diventando una figura che non sappiamo qual è. Il lavoro spirituale è un aiuto a questo, cioè me ne rendo conto e voglio, come dire, attivamente favorire questa trasfigurazione, perché la figura da cui parto non mi piace del tutto. No, so carino. Però, come dire, purtroppo muoio. Non mi piace. A me non mi piace sta cosa. A voi vi piace? Non credo. Mi ammalo. Non mi piace. Mi cascano i denti. Non mi piace. Non lo trovo giusto. Voi lo trovate giusto? No. Bravi. Abbiamo le ricerche antropologiche fatte negli anni 30 dai grandi Malinowski, Levi-Strauss, no? Le grandi ricerche antropologiche sui popoli primitivi, no? I popoli più primitivi. Beh, loro hanno riscontrato che non esiste nemmeno la civiltà più primitiva che consideri la morte un fatto naturale. No. Quando muore qualcuno si chiedono, ma che avrà fatto? Cioè, la morte è una pena. Come per noi, no? Il peccato originale, il mito in cui noi siamo iscritti, ci dice che la morte si è inserita, ma non era nel progetto originario. Quindi è l'effetto di una colpa, di un tabù, più propriamente. Cioè, la lesione di un tabù. Non dovevano prendere da quell'albero, hanno violato il tabù e quindi sono morti. Nelle civiltà più primitive si riscontra schemi analoghi. Per dire che per l'essere umano la morte è e resta giustamente uno scandalo. Buddha diceva che essere incarnati è irritante. È irritante. Cioè, in fasi avanzate di meditazione, tu ti rendi conto che il corpo, o in un modo o in un altro, ti dà sempre qualche piccolo disturbo. Sempre. Anche piccolo. Se sei molto attento, te ne accorgi. Venire qua, dolorino qua, dolorino là, venire qua, ma pensierino di qua, venire qua. Allora, la trasfigurazione è un processo in atto in cui l'essenza umana, che non è definita, siamo a tre quarti di una caccia incessante, dice René Char, grande poeta, siamo a tre quarti di una caccia incessante, non siamo arrivati. Allora noi vogliamo collaborare a trasfigurarci. La trasfigurazione, la trascendenza. Ma questo, se noi lo capiamo e usciamo dal ventesimo, dal diciannovesimo, dal diciottesimo e via via, dobbiamo renderci conto che è un compito anche. Che non puoi sperare appunto che accada magicamente, senza minimamente impegnarti. Non accade. Ti devi impegnare, l'impegno è divertente però, non è una cosa triste, è una cosa allegra. Cioè è molto più faticoso vivere in modo inconsapevole, è molto più doloroso che vivere in modo consapevole e volontario una vita spirituale. Tutto ti viene dato in sovrappiù, non è che vita spirituale vuol dire che devo andare in monastero, questa è un'altra idea superata completamente. La vita spirituale la devi vivere qua, ora. Devi trasfigurare i luoghi in cui vivi, la tua cucina, capite? La scuola, la classe, l'ospedale. Devi trasfigurare, trasfigurandoti i luoghi terrestri. Questo è il compito. Duro, ma ineluttabile.
ineluttabile. No? Il Cristo è chiaro, cercate il regno, cercare il regno vuol dire cercate un assetto di giustizia interiore, verticalità, fondamento, centratura. E tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Tutto, tutto. Tutto quello di cui hai bisogno, tutto. Tutto. L'importante è che tu sia, come dire, centrato, che non vai per fratte, che non fai casino, che non rompi le balle e non dici cazzate. Oh. E tutto il resto ti è dato in sovrappiù. È così, è così, è così. Comunque, ragazzi, il mio discorso era solo per dire che questa nuova fase, la nuova età, che è un'età di grande libertà, che ci chiama grande creatività, un grande gioco, deve essere vissuta con una serietà. Cioè ci dobbiamo rendere conto che vuoi avere dei risultati e ti devi un po' impegnare. E questo piano piano, lo vediamo nella nostra storia ormai di 23 anni, porta a delle piccole scelte di libertà.